È una chiesa in festa quella che oggi pomeriggio ha accolto i due nuovi presbiteri Alessandro Ponticelli e Matteo Rebecchi, ordinati dal vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Gianni Ambrosio. Una vera notizia di cui dobbiamo essere grati al Signore innanzitutto, ma poi anche a questi ragazzi, questi giovani che hanno risposto di sì alla chiamata del Signore, ma anche ringraziare tutti coloro che li hanno accompagnato, a cominciare dalle loro parrocchie e poi dai superiori dell'Alberoni. È davvero un momento di festa perché così il popolo del Signore ha dei pastori che possono spezzare il pane, che possano annunciare il Vangelo. E quindi rendiamo grazie nella gioia e nella speranza. Una lunghissima processione d'ingresso con i sacerdoti della diocesi ha dato il via alla cerimonia che tra riti, sacralità e abbondante presenza dello Spirito ha tenuto alto il livello di gioia ed emozione dei presenti. Emozione non soltanto per i due nuovi preti, ma anche per i loro genitori. Siamo abbastanza emozionati, comunque anche lui è abbastanza teso. Gli avete trasmesso voi la fede a vostro figlio? Beh, diciamo che noi abbiamo impostato le basi, poi c'è stato anche un po' l'aiuto del Signore, ha deciso poi alla fine lui, ecco. Perché al giorno d'oggi, 2017, è importante per voi trasmettere la fede a un figlio? Diciamo che in questo momento storico in cui noi viviamo le persone spesso si smarriscono e quindi la fede, diciamo che è una buona base per ritrovarsi, per dare un senso alla nostra vita. Lei si confesserà da suo figlio? Sì, perché no? Siamo abbastanza emozionati tutti. Avete trasmesso voi la fede al vostro figlio? È stato aiutato, sì. L'ambiente era quello giusto, non siamo stati mai contrari, anzi. Quando avrà una sua collocazione, una sua parrocchia, andrete a messa da lui? Certo, qualche volta andremo. Lei si confesserà da suo figlio? Sì. Avrò difficoltà, me lo ammetto, probabilmente no. Oggi non era ancora il momento delle omelie, ma Alessandro e Matteo, nonostante la comprensibile emozione del momento, hanno già cominciato a mostrare le fondamenta della loro fede e della loro vocazione. La fede viene dalle opere o sono le opere che vengono dalla fede? Entrambi. La fede viene dalle opere perché facendo l'opera tu puoi vedere il Signore e lo puoi, diciamo così, sperimentare nella tua vita, ma allo stesso tempo le opere sono mosse dalla fede. Penso che le opere vengono dalla fede, nel senso che prima di tutto la fede penso che sia importante, perché dalla fede in Gesù Cristo ecco che nasce tutto l'operato, tutto quello che noi andremo a fare e anche a testimoniare. Consiglieresti ad un amico di fare il tuo stesso percorso? Sì, lo consiglierei indubbiamente, perché è una vita avventurosa, è, diciamo così, un'avventura fare il prete e seguire il Signore. Se è chiamato dal Signore, sì. Essere sacerdote non è una cosa che uno la fa perché la vuole fare lui, però allo stesso modo se il Signore ti chiama è bello rispondergli.